Buonasera, ben ritrovati. È il rush finale, è iniziato il conto alla rovescia, ultima settimana di calciomercato e inauguriamo ufficialmente questa sera le nostre trasmissioni speciali dedicate al calciomercato. Questa sera 100 Sport Magazine, domani alle ore 21 Studio 100 Calciomercato in tempo reale. Giovedì e venerdì alle 20:30, Studio 100 Calciomercato in tempo reale, sempre in prima serata. Sabato alle ore 14:40 saremo in diretta nuovamente con collegamenti da Milano. Domenica puntata speciale dalle 14:15 di 100 Goal Live, poi lunedì il gran finale con il nostro show. Sono soltanto alcune delle finestre che dedicheremo a questa settimana che è così particolare. Stasera vi daremo tantissime notizie come al solito, tantissime anticipazioni, ma soprattutto cercheremo di concentrarci sugli approfondimenti che riguardano i campionati, in particolare di Serie C e Serie D, con tanti ospiti. Intanto sono particolarmente felice perché accanto a me c'è la dottoressa Carmen De Gironimo, che buonasera intanto Carmen. Buonasera, buonasera a Ci tutti diamo del voi. tu, va Sì, bene? Ci diamo del assolutamente tu. sì. Grazie intanto per aver accolto il nostro invito. Carmen vive in Lombardia, però insomma ormai è molto radicata anche e soprattutto e non solo negli ambienti sportivi, perché lei è mental coach ed emotional, o mental Emotional, coach emotional. Ecco, mental coach. allora, adesso poi La ci aiuterai spieghiamo tra un a attimo, ecco, a capire capirci bene, così qualcosa. mi aiuti anche nella presentazione. Con noi c'è anche Francesco Friuli dalla sede di Taranto di Studio 100. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera, buonasera Fabrizio, buonasera anche alla dottoressa, darò anche io del tu in trasmissione. Dunque, tanti temi, come diceva Fabrizio, non andate via, soprattutto un'altra notizia da Taranto è che domenica il Taranto gioca e questa è una notizia dopo un mese a questa parte e nel pomeriggio ha ripreso la preparazione, la formazione ionica e si intreccerà anche il mercato, ne parleremo tra pochissimo. Fabrizio. E Carmen ci aiuterà, Francesco, a capire come si torna in campo, anche sul piano Eh sì. mentale, come si fa dopo 4 settimane, perché insomma stiamo vivendo una stagione calcistica davvero incredibile, tra stadi chiusi, Assolutamente. Partite che saltano ogni settimana, quindi dovrà aiutarci anche a capire come possono i calciatori, gli stessi Alcune dirigenti, dinamiche. ecco, superare questo momento così particolare. Sono molto contento di avere qui un amico di Studio 100, Angelo Angelino, ex direttore sportivo di Cerignola e Lavello, tra le altre. Ciao direttore, ben ritrovato, buonasera. Buonasera. Come Ciao Fabrizio, buonasera a tutti voi. va? Non sono mai stato direttore sportivo, ti sei confuso, direttore generale. Comunque Direttore sia, generale, direttore generale, chiedo scusa, senti, direttore innanzitutto generale. grazie per avermi invitato. Volevo solo dire che la figura della mental coaching, e ho il piacere di conoscerlo quantomeno online, la tua collega, è una figura importantissima in una società di calcio, per un fatto meramente psicologico, perché espletano una funzione importantissima a livello psicologico con i calciatori, specie in questo momento di pandemia. Quindi è una figura importantissima. Complimenti alla tua collega. E E allora, benvenuta in Puglia. grazie mille. In realtà io sono nata in Puglia e sono È pugliese, trapiantata poi poi. trapiantata, ma con il Trapiantata. Covid qui. Bentornata allora. Grazie. Saluto anche il nostro Alessandro Zanzico, collega e nostro corrispondente della Virtus Francavilla. Ciao Ale, buonasera. Ciao Fabrizio, buonasera a te e buonasera anche alla tua ospite, la dottoressa. Buonasera. Un successo già, secondo me puoi anche già alzarti e andartene. Tra l'altro io sono nata a Francavilla Fontana, Ah, benissimo, stiamo quindi scoprendo tante cose. sì. Alessandro domenica scorsa era al San Nicola per Studio 100, ha seguito Bari Virtus Francavilla, anzi, se appena è possibile, Dario, prepariamo due immagini e poi anche con lui parleremo di mercato perché c'è fibrillazione in Serie C. Allora, questo era un po' parte del menu che abbiamo apparecchiato sulla nostra tavola. Poi avremo Claudio Giambene, caporedattore di GianlucaDiMarzio.com, giornalista di DAZN e Mediaset. Avremo il direttore sportivo della Team Altamura, Massimo Martino.
Martelli e tanti altri ospiti. Puntata ricchissima, parte tecnica curata dalla sede di Brindisi da Dario Spagnolo, Alessandro Labriola dalla sede di Taranto. Allora, intanto un minuto proprio, se ci riesci, ci spieghi sì. Che cos'è l'Emotional Mental Coach. Allora Fabrizio, guarda, vabbè, innanzitutto rinnovo i miei saluti, sono contenta di essere qui, grazie a tutti insomma per l'ottima accoglienza. E Emotional Mental Coach perché? Perché diciamo che la prestazione atletica sicuramente si basa sul corpo, sul fisico sì, ma se la mente non è forte, se la mente non ha una resistenza veramente ampia e forte, il corpo non rende, ma in pochi sanno, e questo è parte della mia formazione venuta poi in Oriente, in India, che in realtà c'è ancora, prima ancora della mente, c'è qualcosa che gestisce il tutto, la mente compresa, e cioè le nostre emozioni, i nostri stati d'animo. E da lì nasce l'emotional mental coach, perché tanto è vero che se la mente è resistente, forte, il corpo ha un'ottima prestazione, quindi l'atleta ha un'ottima prestazione atletica, ma è anche vero che se alla base non riusciamo a comprendere le nostre emozioni, neanche la mente ne trae i vantaggi di cui ha bisogno per poi dare al corpo tutta la resistenza di cui ha bisogno. Questa è l'introduzione, per intenderci adesso da questo momento, se avete curiosità chiaramente chiedete a Carmen tutto quello che volete. Iniziamo, ovviamente come al solito mixeremo serie C e serie D tra mercato e calcio giocato. Vi dico subito che proprio in questo momento il Brindisi ha chiuso due trattative che avevamo anticipato in esclusiva qualche ora fa, e ufficialmente un giocatore del Brindisi ha firmato, Salvatore Monteleone, di proprietà della Virtus Francavilla, nell'ultima stagione all'ACR Messina in Sicilia. Trattativa importante perché? Perché si tratta di un classe 2001, terzino sinistro, un ruolo che al Brindisi mancava, che aveva chiuso praticamente col Gravina fino a ieri, poi la trattativa si è interrotta e si è intromesso il Brindisi. Il giocatore pare si sia già allenato oggi con il Brindisi, che ha ingaggiato anche il centrocampista Alessandro Sibilla, classe 2002, proveniente dal settore giovanile del Lecce. È un centrocampista 2002, sarà per intenderci il vice botta sulla linea mediana. Partono invece Francese, che come abbiamo anticipato ieri era arrivato poche settimane fa, ma evidentemente non ha convinto appieno, andrà alla Vastese, e dovrebbe lasciare Brindisi anche il centrocampista Balzano. Questo per quanto riguarda proprio le trattative dell'ultimissimo istante. Francesco, quindi domenica allora, si dovrebbe tornare in campo invece a Taranto, giusto? Sì, 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 Taranto torna. Sì, ti do questo dato, Francesco. Siamo nuovamente in Serie D ad oltre 100 gare rinviate, quindi c'è un pacchetto di partite da recuperare corposissimo. Ricordo anche quella che è, diciamo, la nostra voglia di stoppare il campionato al termine del girone d'andata e poter permettere a tutte le formazioni di recuperare. Un appello che abbiamo fatto alla Lega Nazionale Dilettanti. Vi ricordo che nel prossimo mese, il 9 se non vado errato, ci sarà il rinnovo delle cariche, dove il presidente Sibilia è l'unico candidato per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, uno dei due per la presidenza della FIGC assieme a Gabriele Gravina. Per quanto riguarda il Taranto sul mercato deve capire la situazione Calemme, soprattutto perché, visto che il Taranto è rimasto fermo un mese fondamentalmente dal 23 di dicembre e tornerà in campo il 31 di gennaio, quindi oltre un mese e una settimana, il Taranto dovrebbe andare verso il recupero di due calciatori importanti in attacco, come Corvino e Alfageme. Un mese ci vorrà di tempo ancora per poterli rivedere sul terreno di gioco, ma nel frattempo è arrivato Diaz e l'attuale parco attaccanti dei rossoblù potrebbe permettere al Taranto, con Abajan anche, un altro calciatore che è arrivato proprio nel mercato, nel lungo mercato di Serie D, di poter essere utilizzati al meglio. Pertanto Calemme dovrebbe essere in partenza. Ci sono almeno un paio di formazioni in Serie D pronte ad acquistare il calciatore, mentre invece bisogna resistere solo qualche ora per evitare l'acquisto e poi magari prestito
prestito di alcuni calciatori di valore come Diaby, ad esempio, Guastamacchia, su cui ci sono gli occhi di società di Lega Pro. Su questi due giocatori non ci sono dubbi, rimarranno a Taranto, al massimo potranno essere opzionati dalle società professionistiche, mentre invece per quanto riguarda Corvino è forte l'idea di poter cercare di liberare una casella in attacco. Per quanto riguarda il Borsino, invece, squadra che ha ripreso la preparazione fondamentalmente per la prima volta interamente quest'oggi nel 2021, nonostante siamo al 26 di gennaio, il Taranto si è allenato, si attende soltanto l'ok per poter capire quanti giocatori saranno arruolabili, ossia riceveranno l'ok per poter disputare la partita difficile contro l'Altamura di domenica prossima. Ecco, se mi permetti, Fabrizio. Sì, aggiungo soltanto, Francesco, così dialoghiamo. Sì. Chiaramente sia Alessandro Zanzico che il direttore Angelino possono intervenire quando vogliono senza essere interpellati anche. Aggiungo alle notizie che hai dato puntualmente tu, in particolare su Guastamacchia ci sarebbero state le attenzioni di Casarano e Picerno, e c'è da chiarire anche la situazione relativa a Calemme, giocatore sondato soltanto dal Nardò e che ha ufficialmente, lo sappiamo per certo, ricevuto un'offerta dal Brindisi nelle ultime 48 ore, quindi da chiarire chiaramente anche questi aspetti per quanto riguarda il mercato in uscita, che ricordiamo, il mercato dei professionisti chiude lunedì prossimo alle 19, quello di Serie D, che quest'anno dura 3 mesi, praticamente mezzo campionato, chiuderà il 28 febbraio. Francesco, credo che volessi fare forse una domanda a Carmen. Devo fare una domanda, ecco, alla dottoressa. Il Taranto, diceva giustamente Fabrizio, torna in campo dopo oltre un mese. Questa è una squadra che ha subito un blocco dal punto di vista della prestazione e dell'allenamento, ma anche un altro tipo di blocco, quello che gran parte del gruppo è stato colpito dal Covid. Ecco, come si esce da questa situazione di difficoltà oggettiva che è adesso al gruppo del Taranto? Allora, guarda, come si esce? Nel senso, la parola come si esce è un po' difficile, nel senso che bisogna sicuramente... Può sembrare magari una risposta un po' sconveniente, no? Però in realtà per uscire da una problematica, quando si tratta di uno stato d'animo, di un'emozione, di un qualcosa che ci porta proprio uno sconforto morale, in realtà bisogna prima entrarci tanto, cioè bisogna proprio vivere queste emozioni, quindi non aver paura dell'emozione, ma viverla, capirla, conoscersi, conoscere come si reagisce a delle paure, perché tante volte cosa succede? La paura ci porta ad estraniarsi. La paura ci porta ad estraniarci e ad allontanarci da quella che è un'emozione che riteniamo un'emozione sconveniente, ma questo però poi è solamente un, diciamo che lasciamo addormentare il problema, ma non lo risolviamo. Quindi lì, in questo caso, devono essere brave appunto le persone che ci lavorano con la squadra, che può essere sicuramente un ruolo importante, è quello dell'allenatore. L'allenatore è il leader, l'allenatore è colui che fa la coesione della deve squadra. Deve essere un po' psicologo, si dice, no? E deve essere anche un po' psicologo. L'allenatore, infatti io dico sempre, bisognerebbe che tutti gli allenatori facessero dei corsi da mental coach, ma semplicemente perché c'è il bisogno di dare proprio conforto a questi ragazzi e far capire soprattutto che non c'è il bisogno di entrare in campo dopo così tanto tempo di fermo con la carta vincente assolutamente, ma vedersi il qui e ora, stare in campo, essere centrati e comunque vada qualcosa si apprenderà e dalle vittorie e dalle sconfitte, perché altrimenti necessitare, e anche lì bisogna sempre stare attenti ad invogliare alla vittoria, non è sempre cosa positiva, quindi bisogna semplicemente dare sicurezza e dare conforto che tutto passa, compreso la paura, però con la consapevolezza di chi siamo e che la paura è tanto importante, è figlia della vita anche la paura come lo è l'entusiasmo o il sentimento opposto. Volevo sentire il punto di vista di un dirigente, direttore Angelino, una sua considerazione su questa stagione così particolare. Ecco, iniziamo dalla Serie D, perché poi io ho detto più volte, è vero che in Serie C si è giocato più o meno regolarmente, ma ci sono state delle anomalie, delle situazioni assolutamente grottesche. Ricordo sempre il caso di quel Palermo-Catania con il Palermo sceso in campo con un solo giocatore in panchina,
o ancora peggio, una cosa indegna, quella gara tra Casertana e Viterbese, con la Casertana che è scesa in campo in otto perché sempre causa Covid non aveva 11 giocatori a disposizione. Però in D la situazione è ancora più drammatica. Adesso, nonostante il cambio del protocollo, ci sono da recuperare oltre 100 partite. Martedì scorso nella nostra trasmissione, direttore, il direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco, parlò di campionato falsato. Qual è il suo punto di vista? Sicuramente è un campionato anomalo, un campionato che non c'è mai stato. E purtroppo questa pandemia ha colpito tanto questo campionato che, vuoi o non vuoi, io non parlerei di campionato falsato. Certo, ci sono delle squadre, vedi il Taranto, e secondo me è giusto che abbiano fatto una richiesta di poter quantomeno per un po' di settimane oppure per una settimana di stoppare un po' il campionato, perché non è possibile fare tante partite. C'è un discorso psicologico importante, mi riallaccio a quello che nella risposta che diceva la dottoressa in questo momento, non solo il Taranto, ma secondo me qualunque squadra quest'anno non ha quella continuità psicologica, cioè non è concentrata settimana per settimana, perché è sempre sul chi va là, perché magari il Covid, i tamponi possono all'ultimo momento inibire la squadra da poter scendere in campo. È un campionato, io ripeto, non parlerei di falsato, perché la parola falsa implica tantissime cose. Diciamo anomalo, un campionato strano, ecco, diciamo un campionato strano, un campionato che vede tante società, io parlo del girone nostro naturalmente, del girone quello più vicino a noi, vede una classifica falsa, perché ci sono squadre che addirittura devono fare 4 partite, chi ne deve recuperare 2. Anche psicologicamente, vedere una classifica sui giornali, su un online, vedere questa classifica che non è veritiera, perché oggi se una squadra, vediamo il Taranto ha 4 partite, se dovesse vincerle, le vince, si mette a 30 punti, quindi no, guardarla oggi, vederla al quarto posto, anche giù ci sono delle squadre che devono ancora recuperare, e allora questo è secondo me quello che implicherà qualcosa di strano, non parlerei di falsato naturalmente. Sì, allora io mi scuso se ho il cellulare in... Vedete, guardate come sto io in questo periodo, cellulare, iPad, è una cosa che io odio in diretta, però capirete che sto cercando nel frattempo anche notizie di calciomercato. Ci ha dato un punto di vista importante, il direttore diceva io non parlerei di un campionato falsato come hanno detto altri dirigenti, vi do questa perché così vi do i flash man mano che mi arrivano. Il Casarano ha liberato il calciatore Onda, Arturo Onda, classe 2001, terzino destro se non ricordo male, che è rientrato al Benevento, quindi il Casarano è alla ricerca di un nuovo terzino destro. È notizia proprio fresca di pochissimi secondi fa che vi diamo in anteprima. Ho interrotto Carmen? No, volevo allacciarmi al effettivamente quando il direttore diceva non parlerei di campionato falsato, esattamente, io lo chiamerei più un campionato senza i soliti punti fermi, perché solitamente non ci sono dei punti fermi, questo non solo per i calciatori ma comunque per chi fa sport nella vita, ma proprio in generale noi abbiamo dei punti fermi che sono quelli che ci danno quelle sicurezze per poi poter costruire, andare avanti ed evolverci. Ecco, in questo campionato mancano proprio. Ed era quello che dicevo, parlavo di anomalo nel senso strano, cioè dove non ci sono, come dice lei, dei punti di fermi. Sapere che io posso scendere la domenica, poi c'ho magari da fermarmi perché c'è il fermo del campionato. Qui si arriva al venerdì. Si arriva al venerdì che non si sa neanche se si gioca. Esatto, non si sa nulla. Ci sono delle gare che sono saltate la domenica mezz'ora prima del fischio d'inizio. Sì, ma ricordiamoci che non solo non si sa, non si sanno tante cose, non si sa se si gioca, non si sa se si è positivi o no al Covid. Non si sa se finirà il campionato, in eccellenza non sanno se riprenderà. Tra poco arriviamo anche all'eccellenza. Questo da un punto di vista psicologico, senza parlare da un punto di vista
meramente come dire, tecnico, cioè un calciatore che sa, non sa se terra, non sa se scende in campo, domani non si gioca, cioè il rendimento non è più costante, per cui tu sai meglio di me che un calciatore, specie un attaccante che è abituato a fare gol, e il fatto di fermarsi 4-5 partite, 3 partite, e questo è un fatto importante, questo è per quanto riguarda il discorso tecnico, naturalmente. Assolutamente sì. Allora, Alessandro, ci sei? Facciamo Sì, assolutamente. un po' il punto su quelle che sono invece le ultime trattative chiuse o addirittura d'arrivo per quanto riguarda la Serie C? Assolutamente sì, facciamo una piccola raffica perché abbiamo davvero tanto, tanto, tanto materiale. Allora, è previsto uno scambio fra Feralpi Salò e Teramo sulle rive del Garda, pro del difensore Scuola Milan Luca Jotti si trasferisce invece in biancorosso Davide Vitturini. Simone Buono invece, terzino destro, classe 2002 di proprietà del Foggia, passa in prestito alla Folgore Caratese dopo aver passato la prima parte di stagione a Legnano, ma su Legnano torneremo fra pochissimo. Rinforzo under per la corsia di destra di un Arezzo particolarmente attivo sul mercato, la lupa Beh, fra io scavi direi infatti annuncia. scatenato, veramente. Sì, diciamo scatenato perché non sbagliamo. La lupa fra scavi infatti ha annunciato la cessione agli Amaranto del terzino classe 2000 Mauro Zitelli. Il Mantova sogna il colpaccio, l'obiettivo è Antonio Di Gaudio Tra in l'altro, uscita scusa, da. Alessandro, ti interrompo perché la questione Arezzo è davvero molto particolare. Si è passati da una situazione di quasi morte apparente, squadra ultima in classifica che sembrava avesse enormi problemi anche sul piano societario ed economico. All'improvviso questa società sta comprando tutto e tutti, sta facendo uno squadrone, ricordiamo per restare in casa nostra, il colpo Perez preso dalla Virtus Francavilla. Vai! Volontà di salvarsi, sicuramente sì, sicuramente sì. Dicevo, il Mantova sogna il colpaccio, l'obiettivo è Antonio Di Gaudio in uscita dall'Hellas Verona, un classe 89 che è reduce dalla promozione in Serie A, corre addosso la maglia dello Spezia, un calciatore che piace anche al Palermo, lui è palermitano e potrebbe tenere in considerazione la pista rosanero, però il Mantova sembra essere più vicino al colpo. Poi c'è la Fermana che vorrebbe un innesto in attacco, piace Alessio Faeglia del Pontedera, attaccante di origini campane, classe 97, un profilo sicuramente molto interessante. Per tentare poi la risalita nella seconda metà di stagione, il Novara prova a rinforzare centrocampo e difesa. Per la mediana sono ben avviate le trattative che vedono protagonisti Marco Crimi e Cassio Cardoselli, entrambi in uscita dalla Virtus Entella. Per quanto riguarda invece le retrovie, piacciono Carrissoni, perdonami, del Torino e Francesco Corsinelli del Bari. Per quest'ultimo c'è una concorrenza agguerrita, soprattutto in Serie C. Siamo focalizzati sull'Entella perché i Liguri hanno acquistato Dragomir dal Perugia, un centrocampista di nazionalità romena che ha militato niente poco di meno che nelle giovanili dell'Arsenal. Passiamo Fermo, alla San Benedetto. fermo, tienitele per dopo, aspetta, aspetta, perché poi dopo abbiamo anche Claudio Giambene con tante esclusive, quindi tienitele, tieni fermo lì, perché poi dobbiamo tornare a focalizzarci anche in particolare sulla Virtus Francavilla. Francesco, se sei d'accordo, adesso rivediamo quello che è successo nella scorsa giornata, la tredicesima credo in Serie D nel girone H, giusto? Io ho perso il conto tra partite saltate. Confermo, confermo, poi c'ho anche io qualche notizia di mercato, Vai, allora, rivediamo tutto quello che è successo in questa giornata o in quel che è rimasto di questa Di giornata questa perché giornata, non si esatto. sono giocate tre partite. Vediamo. Impresa Picerno, occasione di fuga sprecata a Casarano, la copertina della tredicesima giornata di Serie D e del collettivo di Ciro Ginestra che espugna il capozza nonostante l'inferiorità numerica dal 32esimo minuto del primo tempo. Espulso Girasole per fallo da ultimo uomo. La squadra di Feula non sfrutta però l'uomo in più, quella lucana invece piazza nel finale il colpo da 3 punti con Origlia. Picerno a meno uno dalla capolista Casarano con una gara in meno giocata, anche rispetto alla prima della classe. La copertina bis della domenica è invece per la Fidelis, che si aggiudica al degli Ulivi il derby contro il team Altamura, decide la punizione vincente di Cerrone alla mezz'ora del primo tempo che regala il settimo risultato utile di fila ad un Andria che non subisce gol da 3 partite. Abbiamo giocato una grande partita con una grandissima squadra. E sapevamo il grande valore dell'Altamura, di come giocava, di come interpretava soprattutto le gare. Abbiamo studiato bene, è andata molto bene, anche perché sono contento anche soprattutto del gioco. Finalmente iniziamo a giocare da dietro, iniziamo a conoscerci, abbiamo trovato delle belle trame sotto forma di possesso palla.
La squadra ha fatto del proprio meglio, probabilmente dovevamo essere un po' più calmi e tranquilli e provare a giocare come sappiamo, ci siamo un attimino, avevamo la troppa fuga, probabilmente ha fatto sì che non rimanessimo lucidi. 0-0 al vicino nell'altro derby di Puglia tra Gravina e Cerignola. Il meglio è nel finale. A Schick manca il guizzo da tre punti per gli Ofantini, ancora a secco di successi in trasferta. Poi sono i murgiani a sfiorare il colpaccio, ma un super Chironi salva il risultato. Non siamo fortunatissimi in questo periodo, però per me questa è una partita molto buona. Cioè molto buona perché era importante dare continuità alla vittoria di mercoledì. Venivamo da tre partite in una settimana, quindi anche fisicamente ero un po' preoccupato, invece abbiamo tenuto bene. E secondo me abbiamo fatto una partita matura. Sicuramente è stata una partita dove il vento è andato a sporcare la qualità delle giocate, sia nostre che degli avversari. Difficile ora parlare di ciò che è mancato, ma quello lo faremo durante la settimana, dove andremo ad analizzare gli errori e tutto ciò che si poteva fare meglio. Oltre al Picerno c'è un'altra Lucana, grande protagonista del girone H, il Lavello, che espugna il Vito Coro di Fasano con un secco 3-0. Mercuri apre i conti prima del riposo, i soliti Liurni e Burzio li chiudono in avvio di ripresa. La squadra di Zeman, in caso di vittoria domani nel recupero casalingo contro la Puttiolana, balzerebbe addirittura in vetta alla classifica, sempre in fondo alla graduatoria, invece la compagine di Vito Costantini. Pari a Nardò tra i Salentini e Francavilla Insinni, succede tutto nell'ultimo quarto d'ora, gli ospiti restano in 10 per il rosso di Caponero, ma trovano il vantaggio con Petruccetti. Caputo, con una prodezza delle sue, pareggia su punizione. Stesso risultato nel derby campano tra Puttiolana e Portici. Rinviate per Covid a Aversa Bitonto, Taranto Molfetta e Brindisi Sorrento. Allora, puntata ricchissima con Carmen De Gironimo, emotional mental coach, ecco, detto bene, con il direttore generale Angelo Angelino, con Francesco Friuli, con Alessandro Zanzico, tra poco anche con Claudio Giambene, caporedattore di GianlucaDiMarzio.com, DAZN e Mediaset, con il direttore sportivo della team Altamura Massimo Martelli e tanti altri ospiti. Direttore Angelino, una considerazione su quest'ultima giornata, su questo campionato di Serie D, sul girone H. Io inizierei dalla vittoria del Picerno sul campo del Casarano. Beh, una vittoria non la si aspettava, anche perché il Picerno ha giocato quasi 40 minuti in 10. Il Casarano è una forza della natura, c'ha tanti. Mi sembra un po' il Cerignolo dell'anno scorso, perché c'ha dei calciatori che sulla carta sono veramente forti. Mi dispiace per mister Feola, però ci può stare. Secondo lei può rischiare Feola? Perché le sue dichiarazioni post partita a noi giornalisti ci hanno fatto un po' allarmare, diciamo. Allora, io quello che dico, apprezzo l'umiltà di Feola, perché Feola subito dopo la partita ha ammesso e ha detto che la colpa è mia. Evidentemente scelte tecniche, non so che cosa lui intenda, però il fatto di essere umile e dire mi assumo le responsabilità è già un punto a suo favore. Ergo, io non so quali siano le intenzioni della società, una società seria, fatta da persone competenti. Io suppongo che diano a Feola, anche perché non è l'ultimo arrivato, ha fatto bene l'anno scorso anche nell'Audace Cerignola, non è sicuramente l'ultima partita, io penso che abbia ancora una chance, gliela daranno sicuramente e la allora, merita. Diciamo che al momento non si muove, io ho avuto contatti oggi pomeriggio con alcuni dirigenti del club, quindi al momento non si muove, questo lo possiamo dire e sottoscrivo. Ed è un bene, è un bene anche, direttore, ed è un parliamo bene, di un top club assoluto. Perfetto, ed è un bene anche per la stessa società, per la stessa squadra, perché è un momento particolare. Se domani il Lavello, che secondo me insieme al Taranto può essere una delle predestinate, perché domani il Lavello se dovesse vincere, io suppongo di sì, ma comunque sia, se dovesse vincere raggiunge la vetta. Psicologicamente, ecco, questo è il discorso della mental coach, psicologicamente fare un cambio d'allenatore oggi non porterebbe bene alla società e alla squadra. Perché sapere che il Lavello oggi, se domani vince, va prima in classifica, anche per gli stessi ragazzi, non sarebbe un bene.
Direttore, per allora cui... la fermo un attimo perché ha fatto riferimento, chiaramente Francesco quando voi intervieni, ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Feola. Ascoltiamole insieme con Dario Spagnolo che è in regia e poi vorrei che ci desse il suo punto di vista anche Carmen che è qui con noi. Sentiamo l'allenatore del Casarano, il suo mea culpa al termine della gara persa con il Picerno. Prego. Mister Feola, quanto ha influito la sfortuna oggi e quanto hanno influito invece eventuali errori? Non parliamo di sfortuna, abbiamo meritato di perdere in 10, dicendo in 10 per un 1 noi non abbiamo fatto il primo in porta, i responsabili siamo noi, il primo ministro sono io, mi assumo tutte le responsabilità, però se non cambiamo registro, non cambiamo mente d'ansia, da nessuna parte. Io sono il primo responsabile, la colpa è mia, mi dispiace. Mi dispiace, però ecco, oggi abbiamo fatto tutto il contrario di quello che dovevamo fare. Avete giocato quasi sempre con il possesso palla, addirittura lei poi alla fine ha schierato 4 attaccanti, peccato non essere riusciti mai a trovare il guizzo e lo spunto vincente, no? Sembrava lì lì che dovesse accadere da un momento all'altro. Ma non è questo il discorso, puoi pure schierare 10 attaccanti, ma se non hai... quella lucidità, quella mentalità, soprattutto quella capacità di leggere le situazioni e di avere pazienza non va da nessuna parte. Io ho sbagliato io non sono responsabilità perché io li alleno, io li guido, io faccio tutto, mi assumo le mie responsabilità, però dobbiamo cambiare mentalità e atteggiamento, se no non si va da nessuna parte, io sono a disposizione della società, la società quello che ritiene opportuno di fare, io sono completamente a disposizione. Oggi è stata una bruttissima partita sotto tutti i punti di vista, anche se devo dire che il campionato è ancora lungo, però sono molto amareggiato. Mister, è solo una questione di atteggiamento, a questa squadra manca qualcosa a livello di organico? Beh, manca... Non è che manca qualcosa. Perché con 4 attaccanti che no, è fortissimo, però forse manca sulla carta, sulla carta noi dobbiamo distinguere il fatto che siamo una squadra importante, giocatori importanti, perché poi dopo in pratica dobbiamo essere molto, molto diversi, perché questo è un campionato molto particolare, un campionato molto difficile, dove non primeggia la qualità ma primeggia la corsa, la voglia, lo spirito di sacrificio. Mettersi a servizio l'uno dell'altro, questo è un campionato così, però io in questo momento sono molto 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 deluso e amareggiato, il primo responsabile sono io e poi vediamo un pochino come fare. Prego. Non pensi anche mister che continuano a essere leziosi, lenti e cercare sempre per vie centrali l'azione dove magari la difesa... sta ad aspettarci e non invece sulle fasce? Oggi dovevamo giocare così, avere due giocatori importanti così sugli esterni, che oggi la differenza in questo momento lo fanno i giocatori che puntano l'uomo e saltano l'uomo. Oggi non l'abbiamo fatto e ci siamo così un pochino indestati a portare palla, a non velocizzare, però questo non può giustificare la brutta prestazione, la brutta partita di oggi. È tutto? Allora, grande umiltà da parte di un allenatore molto esperto, dottoressa De Gironimo, dice mister Feola più volte nel corso di questa intervista, sono io il colpevole, mi assumo le mie responsabilità, facendo anche intendere sono a disposizione della società per qualsiasi decisione volesse prendere. Sì, allora, ovviamente non entro in merito di argomenti no, che, certo. Di cui non potrei trattare, quindi... diciamo argomenti tecnici, però ecco questa estrema umiltà, no? Chapeau per l'estrema umiltà e per sicuramente un buon leader, nel senso una persona che nel bene e nel male si assume le responsabilità, però in realtà intravedo, se devo così un attimo magari analizzare l'espressione, sicuramente c'è tanta delusione, c'è tanto sconforto, ma intravedo anche un malcontento, lui è una persona Feola, sicuramente carina, che non... punta il dito, si assume le responsabilità, però poi il suo linguaggio del corpo dice anche altro. Le ultime settimane abbiamo assistito a interviste di allenatori, anche nel girone H di Serie D, che hanno scaricato i propri giocatori al termine delle partite.
Esatto, e ho scaricato la responsabilità sui propri giocatori. Sicuramente qui abbiamo una persona, perché poi io dico sempre, no? Non esiste l'atleta senza l'uomo. E qui abbiamo un uomo che emerge, però poi c'è anche il linguaggio del corpo, ci sono le emozioni che parlano oltre le parole, e nel suo parlare emotivamente comunque sento un castrare una volontà però di puntare il dito, nel senso se lui fosse una persona magari meno umile direbbe le colpe sono anche di questi. Sta facendo da parafulmine davanti alle telecamere ai suoi giocatori, ma, però magari... Ma magari non so se... Non so se i giocatori soltanto o magari anche proprio se ci sono delle dinamiche che non condivide all'interno della società, però sicuramente si percepisce che vive un malcontento. E allora a quel punto... Bisogna poi capire qual è questo malcontento che c'è all'interno, perché è vero che l'allenatore ha un ruolo importante, però attenzione, non è che poi se la squadra non funziona è solo colpa dell'allenatore. Dottor insomma. Angelino voleva dire qualche cosa, voglio ricordare un attimo tra l'altro anche direttore che la settimana del Casarano era stata un po' alimentata dal piccolo caso Rodriguez. Bravo, ecco, è vero giocatore, quello che volevo. Faccio un breve riassunto in chiave mercato, il giocatore ha ricevuto, perché le ha ricevute, avute delle offerte molto molto importanti da alcuni club, in particolare pare, e qui utilizzo il condizionale, Pinetana, una sì, di quelle. Pineto, a me hanno detto Pineto, Picerno e Lavello sarebbero le squadre interessate al giocatore. Comunque delle offerte importanti soprattutto dal Pineto appunto, che avrebbero fatto un po' sbandare il calciatore. La società è intervenuta subito, anche se non pubblicamente, lo ha preso, ha detto amico mio tu da qua non ti muovi perché sei uno dei nostri top player. Breve parentesi, tra l'altro brutta prestazione da parte del giocatore domenica scorsa, non so se è collegato ma è giusto per condire il discorso. Direttore. No, io quello che mi riferivo proprio a quello, che questa settimana, quest'ultima settimana è stata una settimana un po' particolare, perché ci sono state queste vicissitudini, Rodriguez, poi d'altronde Feola l'ha tenuto già l'anno scorso. Sì. Io quello che non riesco a capire, ho sentito, ripeto però, voci di corridoio, che qualcuno si lamentava perché Feola mettesse in campo ultimamente Rodriguez, non lo schierasse dall'inizio. E pare che ci fossero dei problemi, ma io penso che Vincenzo Feola, quale mister top sicuramente saprà gestire. Piuttosto voglio dire un'altra cosa, la mia umiltà l'ho vista diciamo come un gettare la spugna, quando lui ha detto più volte sì, mi assumo la responsabilità, è uno sconforto, diciamo, e non è da lui. Evidentemente era così amareggiato per come è andata la partita, magari l'aveva impostata in un modo diverso, quindi il fatto di aver perso con 10 uomini e aver perso pure in quel modo lo ha veramente, diciamo, l'ha devastato, perché io l'ho visto proprio giù moralmente. E poi un'ultima cosa che ha detto quando lui parlava di qualità e di quantità, cioè nel senso che secondo me tu puoi avere tutti i calciatori di Lega Pro, ma se non hai i guerrieri che in campo corrono, fanno e dicono, non vai da nessuna parte. Sapete, secondo me io posso pure sbagliare. Io ricordo una cosa, un po' di anni fa in Serie di Girone H c'era l'Ischia di Campilongo, che ricorderete era una squadra pazzesca sulla carta, no? Un giorno tutti i giocatori di Cavese, Casertano e Nocerino. Io ricordo, penso alla quinta, sesta giornata, prese una mazzata clamorosa in termini di punti, forse prese 4 gol, 5, non mi ricordo, contro la Batti Pagliese, se non ricordo male. L'allenatore che disse, entrò negli spogliatoi Campilongo, alla fine incontrò il giornalista e disse: io oggi ho vinto il campionato. Diciamo, come hai vinto il campionato? Hai preso una mazzata incredibile, perché oggi i miei giocatori hanno capito cosa significa giocare in Serie D. Bravissimo. E credo che io la ricordo, lo ricordo sempre. Questa è proprio una tecnica da mental training di motivazione, dove comunque dalla sconfitta impari ciò che non devi rifare per non uscirne ancora sconfitto. Comunque, per chiudere il discorso Casarano, sicuramente la società e il mister troveranno la quadra per andare avanti, perché hanno veramente una bellissima società, anzi complimenti al Casarano. Esatto, qualcosa, no, volevo semplicemente confermare appunto, perché mi ero soffermato un attimino sulle parole di Feola quando diceva appunto in teoria abbiamo
tutto per poter vincere, ma in pratica no. Quindi è lì, no? Che poi c'è quel sottile, non dico niente ma dico tutto, però mi associo assolutamente, hanno tutte le carte in tavola, insomma, per rimettersi, ritirarsi su, perché comunque il periodo è quello che è per tutti. Allora, ieri in tutto questo, telecamere spente, parlavamo con Francesco del fatto che stavamo leggendo su tanti giornali il Taranto a 4 gare da recuperare, quindi se dovesse vincere chiaramente potrebbe andare al primo posto in classifica. Io dicevo Francesco, adesso l'importante è non pensare che possano essere delle passeggiate. Giustamente, Francesco, tu mi hai detto, tanto la terza, no, quanto Montervino sono persone abbastanza preparate, vaccinate da questo punto di vista. Però effettivamente i risultati che si sono incastrati in queste settimane vanno tutti nella direzione del Taranto. Allora, facciamo una premessa. Il Taranto ha anche un altro vantaggio, che è quello che giocherà 3 gare in casa, lo Iacovone, su 4. L'altra è la trasferta di Portici. Non sono gare semplici quelle dei rossoblù, perché se da un lato c'è il Fasano, ultima in classifica, poi c'è l'Andria di Gigi Panarelli e poi c'è il Molfetta, significa che queste squadre comunque daranno filo da torcere al Taranto, in particolar modo quando ci sarà bisogno assoluto, no, di poter entrare in una zona d'alta classifica come il Molfetta. Io sono convinto che l'Andria è una buona squadra e per quanto riguarda invece il Fasano ha delle difficoltà. Io penso, come diceva Carmen, che abbia un vantaggio il Taranto, quello di avere un allenatore preparato, ossia è stato il miglior psicologo in questo momento, ossia Giuseppe La Terza, che si è fatto tanto apprezzare nella piazza, tant'è che i tifosi sono dalla sua parte, lo hanno dimostrato con uno striscione, dalla parte della squadra e del tecnico, hanno voluto ricordare i sostenitori del Taranto. Montervino è giustamente una persona ponderata e dice sempre stiamo calmi, ha sempre detto Montervino questa è una buona squadra, non diamole pressione, Taranto è una piazza importante, sappiamo che il Taranto può far bene ma non ci poniamo dei limiti, proprio da scaricare mentalmente la squadra da possibili pressioni. Ecco perché, così come si è sempre detto, il Taranto deve pensare partita dopo partita. Torno un secondo però, se mi permettete, sulla questione Feola, e ci voglio tornare perché il Taranto si incastra anche in questo, si incastra proprio in un discorso. Io ho avuto il piacere di vedere Feola a bordo campo in Taranto Cerignola e il Taranto pareggiò quella partita. E dalla tribuna, ma vicino al campo, nella partita contro il Casarano, posso dire che Feola è lo stesso, ma i gruppi mi sembrano differenti, perché da una parte c'era il Cerignola che sembrava remare tutto verso una direzione, qualche scricchiolio continuo a vederlo ancora e l'ho visto anche domenica per quanto concerne il Casarano. Assolutamente la società deve fare tutto il possibile per poter dare la fiducia al tecnico. Perché dico che si incastra il Taranto in questo discorso? Perché comunque vada la partita di domani del Lavello, il Casarano risulta essere, secondo me, la formazione meglio organizzata dal punto di vista degli uomini in campo, con anche la possibilità di prendere quel giocatore, quel cervello utile a poter innescare le punte. Quello manca al Casarano in questo momento, Fabrizio, un uomo d'ordine, perché se lo trova in mezzo al campo il Casarano davvero diventa una formazione imbattibile, al netto che dobbiamo vedere il Taranto con i vari arrivi. A proposito di uomini d'ordine, potrebbe ritornare dalle nostre parti, lo dico anche al direttore Angelino, Domenico Alessandro, ex Virtus Francavilla, attualmente al Seregno. Da più parti mi dicono che il calciatore avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare al Sud. C'è stato timidamente, da quello che mi hanno detto, anche qualche contatto sia col Casarano che con il Taranto che con il Bitonto. Questo, nessuna delle tre una vera e propria trattativa, però il giocatore, che sta comunque adesso in un top club, perché il Seregno è una squadra molto ricca anche,
Però il giocatore pare che abbia espresso il desiderio di tornare al sud, quindi occhio che potrebbe essere un elemento importante del mercato, così come un elemento importante ancora di questo mercato potrebbe essere Danna, che come sapete il Lecco ha scambiato, ha mandato alla Fermana in cambio di Liguori, anche se il giocatore sembrava a un certo punto che stesse praticamente a un bivio tra Picerno e Bitonto, però occhio perché al momento la Fermana ha gli slot pieni degli over, ne puoi avere massimo 24, e quindi se non dovesse riuscire a fare movimenti in uscita il giocatore potrebbe anche clamorosamente tornare sul mercato. Ci dai qualche altra notizia, Alessandro Zanzico, e poi andiamo da Claudio Giambene. Molto volentieri, ripartirei dalla San Benedettese che spera ormai nel ritorno in rossoblu di Diego Conson, difensore 31enne di proprietà del Potenza che ha già vestito la maglia della Samba nelle stagioni 2015-2016 e 2017-2018. Possibile approdo in Serie C anche che per Gabriele Carannante, mediano 21enne di proprietà del Parma. Il classe 99 è attualmente in prestito a Legnago, ma piace ai Molese, Foggia e Grosseto. Le tre potrebbero scatenare un'asta per aggiudicarselo appunto in prestito per i restanti mesi di calcio giocato. Cesena, Mantova, Ravenna e Virtus Verona invece si contendono Lorenzo Adorni, terzino destro che milita attualmente fra le fila del Pesaro. Poi abbiamo Pistoiese e Imolese interessate al giovane difensore Marco Ruggero, classe 2000 di proprietà del Padova, ma in prestito anch'egli al Legnago. Sprint del Novara per Francesco Corsinelli, club piemontese a un passo dalla chiusura della trattativa per il terzino del Bari. Invece Iadai è sul mercato, il Ravenna avrebbe chiesto l'addio al difensore che poche settimane fa ha festeggiato le 100 presenze in giallorosso. Al suo posto arriverà Sosa dal Livorno. E in chiusura c'è l'Avellino che guarda in casa della Viterbese per puntellare la corsia di destra. Gli Irpini avrebbero messo nel mirino Eros De Santis, un profilo che già da un bel po' di tempo appare in uscita dal club laziale. Ho trovato uno che fa le scariche più veloci delle mie, Alessandro, ma vedi, io sono un talent scout ormai, Alessandro me l'ha dato conferma. Allora, Ale, però... Un fiume in piena, ma così mi piace assolutamente. Tra poco torniamo a Francesco perché aveva altre notizie da darci, però... vedete, le gare a porte chiuse, lo dico a tutti i nostri ospiti, è una cosa orribile il calcio a porte chiuse, anche se adesso più o meno ci siamo tutti quanti abituati a questo. Però Carmen, ci sono stadi e stadi. Io chiedo ad Alessandro, ma domenica scorsa com'era il San Nicola senza pubblico? Tristissimo, cioè, che impatto hai avuto davvero, quando sei entrato? Vediamo le immagini, se è possibile, Dario, di Bari Francavilla. Allora, è uno stadio di un'imponenza che io oserei definire clamorosa, anche all'interno, dall'organizzazione, alla grandezza, è davvero un paradiso per chi ama questo sport. Però assistere ad una gara del genere a porte chiuse è stato davvero triste, molto molto triste, perché tu non senti nulla se non qualcosa che arriva dal campo e il suono del vento, che davvero va a rendere malinconico quello che sarebbe stato un grande pomeriggio se ci fossero stati i tifosi. Un suono assordante, quando... mancava che dicessi un suono assordante, poi avremmo fatto la poesia. Però è vero, hai fotografato bene, Ale. Hai reso veramente, hai reso la sensazione tangibile. A Carmen, come è cambiato il calcio da quando ci sono le porte chiuse in termini di risultati? Perché i dati ci dicono che in tutti i campionati ci sono più segni 2 che segni 1. Questo significa che ormai il fattore campo senza pubblico non esiste più. Ultima cosa che aggiungo, sentivo molto interessante l'altro giorno a Sky, diceva giustamente un allenatore, diceva rendetevi conto che non tutti i giocatori, e qui mi puoi correggere, o tutti gli uomini, ecco, hanno lo stesso livello di concentrazione. Certo. Per determinati difensori, quel sentire dietro, quando ti sta arrivando un avversario addosso, è fondamentale, mentre altri magari si autoconcentrano. Sì. Allora, guarda, riguardo a questo, cioè, nella psicologia dello sport si dice che la prestazione è fatta dal potenziale meno la distrazione. Quindi cosa significa? Che in alcuni casi poi è tutto sempre molto relativo all'individuo, non c'è mai una legge, quando si tratta dell'uomo, dell'essere, non esistono leggi che valgono per tutti, varia sempre da individuo ad individuo. Ci sono persone sicuramente che hanno magari un'ansia da prestazione con persone che ascoltano, che guardano, che assistono e magari in questo caso potrebbero trarne dei vantaggi, è vero.
Però è anche vero che non è una scelta, quindi tu puoi trarne un vantaggio da un qualcosa che magari di solito ti crea dell'ansia quando tu scegli di farne a meno, ma in questo caso di pandemia dove nessuno di noi può scegliere niente, ma siamo costretti ad uscire da una zona di comfort, perché sì, noi siamo abituati a delle cose. Il calciatore è abituato comunque, volente o nolente, ad avere il pubblico e che gli piaccia oppure no, e quindi ritrovarsi in uno stadio dove, come dicevi tu Alessandro, è questo vento che si sente, non è altro che un ricordare che non c'è null'altro che il vento, perché poi per il calciatore quell'urlo, quel boato, non è altro che come una pacca simbolica sulla schiena che ti dice vai, sei bravo, puoi dare di più. E mancando quella pacca, comunque cosa succede? Si cala l'autostima. Paradossalmente ci sono invece, possono esserci giocatori che beneficiano dal giocare a porte chiuse. Paradossalmente. Perché magari si sentono più tranquilli. Allora, guarda, sì, è quello che dicevo prima, paradossalmente c'è, perché appunto... Cioè, non tutti siamo uguali, no? No, perché come dicevo prima, si dice che appunto la prestazione atletica sia il potenziale meno la distrazione. Quindi per quei calciatori che il boato lo associano ad una distrazione, quindi in realtà dovrebbero avere più potenziale e meno distrazione. Ma in questo caso di pandemia, dove sappiamo il perché non c'è il pubblico, e il perché è un perché grave, c'è una pandemia, c'è il Covid. Tendiamo ad accettarlo? Quindi, quella è la domanda, tendiamo tu, quindi qui io ti dico, emerge la persona forte, la persona che però nella sua fortezza si fa anche quindi anche aiutare. In chiave calciomercato, in questo momento direttore è importante puntare, vedete come si intrecciano le cose, puntare su quei giocatori che magari hanno maggiore personalità. Sì, io però vanno anche aiutati, perché la personalità poi non è che uno nasce, insomma, no, vabbè, è vero, chiaro, che noi nasciamo con direttore, delle predisposizioni, però... Se mi permettete vorrei dire, per me non esiste il calcio senza la pressione del pubblico. Basti pensare che ci sono alcune squadre che a fine partita si rivolgono o vanno sotto la curva a ringraziare tipicamente la curva, oppure addirittura ci sono dei calciatori che salutano dei fedelissimi lì dove piazzano, che ne so, club, faccio l'esempio, club Gianni Rivera, per dire, vanno a salutare. Cioè, secondo me, questo fatto purtroppo della pandemia, il fatto di non avere il pubblico, sì, ci sono, è una forma caratteriale di un calciatore che magari trova giovamento, però sentirsi il pubblico in uno stadio come Taranto, in uno stadio come Bari, è spettrale. Veramente spettrale. Io ho assistito a un paio di partite. Ci sono delle eccezioni, ci potrebbero essere delle eccezioni in cui magari il calciatore ne trae un beneficio, ma perché... parliamo di eccezioni particolari. No, io quello, se mi consentite, ma è una cosa mia, meramente mia. Quello che cambia io mestiere se non sopporti la pressione, giusto? Bravo, 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 bravo Fabrizio, non me l'hai tirato dalla bocca. Non potevo riassumerlo meglio. Cioè, non Francesco, è possibile. Stavi dando qualche notizia prima, forse? È anche difficile per noi comunque raccontare le partite. Bravo, questo bravo. Voglio dire, sembrerà strano, ma è davvero difficile. E siamo, paradossalmente, vengono le persone a parlarti durante la partita. Sembra quasi, no, diverso. Le persone che ci sono, le poche, quelli i tesserati, quasi a chiedere informazioni, e poi si rendono conto... Diamine, è in telecronaca, in radiocronaca, quindi sì, non sì, può sì. È strano, ma è così. È sì, dicevi benissimo del fatto del Seregno, mi hai anticipato sulla questione di Danilo Alessandro, anche se la società sembra blindare Danilo Alessandro. Domani ci sarà la partita tra Lavello e Putiolana. La Putiolana ha tesserato Antonio Della Monica, un giocatore per ancora un altro giocatore per una Putiolana, un difensore, e ancora una volta la Putiolana si sta cercando di irrobustire, e poi Putiolana che potrebbe anche acquistare un altro giocatore. Io credo che siano oltre la decina i giocatori presi dalla Putiolana nell'ultimo periodo con l'arrivo di Simone. Ricordo che domani c'è la partita del Lavello, ma è stata già rinviata, questo va detto, il match tra Sorrento e Putiolana, poi perché ci sono i vari casi nel Sorrento. Il Sorrento sta prendendo la stessa piega del Taranto per Inter. Francesco, lo sai che Straqualursi potrebbe lasciare già Fasano?
Sì, bravo, un'altra notizia è proprio questa, di Straqualursi. Allora, Straqualursi potrebbe già lasciare Fasano. Al Fasano, però sembra che il giocatore appena arrivato adesso trovato un accordo per rientrare in Argentina, Fabrizio. Dovrebbe rientrare addirittura in Argentina, è una formazione di Serie B argentina, se non vado errato. E le ultime notizie portano a un addio che potrebbe essere addirittura imminente ad ore del giocatore, che non ha fatto bene a Taranto, non si è adattato a Fasano, nonostante a Fasano... Guarda com'era oggi il campo del Fasano, Francesco, guarda qui, ti faccio vedere una chicca. Perché è uno spettacolo, completamente innevato, la squadra si è allenata così su questo manto erboso completamente ricoperto dalla Fabrizio. Neve. Ma qui regna la poesia in questo studio. Ma siamo veramente, siamo una trasmissione di... Regna la poesia in questo studio. Ci stiamo sbizzarrendo. A completare c'era sugli spalti un personaggio argentino domenica scorsa nella partita proprio giocata dal Fasano per incoraggiare i calciatori argentini e aveva cercato di spronare tutti i calciatori argentini. È stato chiamato, pare, dalla società proprio per dare un contributo esterno motivazionale, però al momento non c'è riuscito. Allora, velocemente devo salutare Alessandro Zanzico. Ale, ti aspetti proprio al volo, dimmi, qualche altro colpo o qualche altra novità in casa Virtus Francavilla? Mentre per quanto riguarda la Serie C vi voglio aggiornare sulla questione anche Biceglie, poi più tardi dovremmo riuscire a vedere anche un servizio. Al momento resta Bucaro in panchina, ma la società avrebbe già avuto dei contatti con Aldo Papagni. Se dovesse andare male domenica prossima sarebbe già pronto a subentrare Aldo Papagni. Ale, ti aspetti ancora qualcosa dal Francavilla oppure no? Hai 10 secondi. Sì, mi aspetto un acquisto in difesa che possa far rifiatare quel trittico che ormai è confermatissimo, mi aspetto magari il possibile arrivo di Gasunì, che è un giovane molto interessante, e poi mi aspetto anche un vice Nunzella sulla sinistra. Vi direi Gallo come nome, però Gallo sta giocando benissimo a Lecce, pertanto è di molto 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 difficile che possa approdare a Francavilla. Prima hai parlato di Monteleone. Posso dirti che è un giovane veramente, veramente interessante in prospettiva. Sei dalla la cantera della persona Virtus. Che me lo dice, devo dire. Sì, perché nella cantera Virtus ci sono giovani davvero, davvero interessanti. Sarcinella, Buglia, Pinto, Magnavita, Negro, ma anche lo stesso Monteleone. Quindi tenetelo sott'occhio, davvero. Ciao, grazie ad Alessandro Zanzico. Ci sentiamo chiaramente in tutte queste serate dedicate al calciomercato. Domani alle 21, nuovamente in diretta su Studio 100 TV. Fermi tutti, la linea adesso va ad Anna Saponaro con Claudio Giambene. Sì, Fabrizio, grazie per la linea. Abbiamo una sorpresa per tutti i nostri telespettatori, per gli appassionati di calcio, perché siamo in collegamento video con Claudio Giambene, che è praticamente caporedattore di GianlucaDiMarzio.com, nonché giornalista di DAZN e di Mediaset. Intanto, buonasera Claudio e grazie per aver accettato il nostro invito. È un momento particolarmente complicato per i giornalisti sportivi, quindi ti ringraziamo. Buonasera Anna e un saluto a tutti voi, è un piacere. Allora, approfittiamo della tua presenza per farti qualche domanda del momento. Che tipo di calciomercato stiamo vivendo in pandemia? Tutto più difficile, tutto in salita? Riflette quella che è la situazione del paese, perché soldi ce ne sono pochissimi. Ci sono pochissime operazioni che sono state concluse e quasi tutte arrivano attraverso prestiti, attraverso promesse oppure acquisti differiti. Va molto di moda il prestito con obbligo, perché chiaramente al momento c'è pochissima possibilità di avere liquidità per le società e quindi ovviamente chi ha i soldi sono pochi, prevalentemente in A praticamente nessuno, in B società, in C pochissime, cercano di fare delle operazioni che però, ti dico Anna, in questa sessione di mercato sarà ancora più elettrizzante l'ultima settimana, perché ci sono i musi lunghi da pulire. Per esempio in Salento
il mister Corini a Lecce ha usato questa espressione in conferenza stampa qualche giorno fa, pulire delle situazioni. Ecco, l'ultima settimana servirà soprattutto ovunque per pulire delle situazioni e cercare di fare quelle operazioni che senza soldi comunque le società devono fare, perché ovviamente la seconda parte di stagione è basata soprattutto sulla coesione del gruppo, sull'avere unità di intenti, e si sa che tenere i giocatori scontenti, e ce ne sono, ovviamente non sarà facile. Esatto, perché soprattutto in questa fase di calciomercato tenere unito il gruppo è difficile, con i giocatori in uscita, quelli che potrebbero essere in entrata, un po' scompensa, no, l'armonia del gruppo e di conseguenza anche quella delle società. È un dato di fatto? Assolutamente, assolutamente. Gli allenatori vorrebbero cancellare questa sessione di mercato. In realtà io credo che il mercato serva molte volte proprio per determinare delle situazioni nuove e nuovi equilibri. Sono tante le squadre che hanno bisogno in qualche modo di rinforzarsi e di uscire in modo nuovo anche dal mercato. Quindi vedremo quello che potrà succedere adesso. Chiaramente non sarà facile, perché senza soldi non è semplice. È evidente che se ci sono delle difficoltà in Serie A ce ne siano maggiormente in Serie C, nelle categorie più basse, ma per quanto riguarda proprio la Serie C c'è un colpo, ad esempio, una trattativa che ti ha incuriosito, impressionato in maniera particolare? Diciamo che il vero colpo che mi aspettavo non è arrivato, e ci è andata molto vicina la San Benedettese a portare in Italia Ezequiel Schelotto. Aspettavano una risposta da questo esterno, chiaramente da mettere a destra, sarebbe stato un colpo eccezionale per la San Benedettese, che sa di Sud America, perché San Benedettese di Maxi Lopez, San Benedettese di Ruben Botta. Ecco, quel colpo non è arrivato, e questo sicuramente diciamo che abbassa anche la qualità del mercato della San Benedettese. Però ce ne sono altri di colpi che stanno arrivando. È in chiusura Cianci al Bari, un giocatore importante chiaramente per l'attacco, perché dopo la partenza di Montalto serviva un giocatore di questo tipo. E per esempio nel girone A, nel girone B invece, Biasci al Bari è molto importante. Ma anche in questo senso io credo che i colpi veri arriveranno in questa settimana. Ci sono un paio di squadre, soprattutto nel girone C, che stanno lavorando sotto traccia. Mi viene da pensare al Catania, che deve fare un attaccante importante, perché Pecorino molto probabilmente lascerà la Sicilia, destinazione Juventus, e poi vedremo che cosa succederà dei fondi, e questo è l'altro grande macro tema di questo mercato, che sicuramente serviranno a prendere un attaccante. Probabilmente anche Ceravolo, Fabio Ceravolo, che potrebbe tornare nel girone C, insomma sarebbe un acquisto molto importante per loro. Insomma, ci aspettiamo qualche colpo last minute anche quest'anno, nonostante le difficoltà di natura economiche legate anche all'emergenza sanitaria in corso. Veniamo invece comunque al girone C di Serie C. Secondo te il duello fra Ternana, capolista, e Bari è un duello reale o i giochi sono già definiti? No, no, è un duello assolutamente reale, perché c'è praticamente quasi un girone intero per rimettere le cose in gioco, c'è uno scontro diretto, c'è una qualità sicuramente maggiore espressa dalla Ternana, sia a livello collettivo sia a livello individuale. Però attenzione, perché io vedo il Bari con dei giocatori che sono pronti adesso a vincere le partite anche nelle giornate magari in cui il gioco non brilla maggiormente. 8 punti non sono tanti in realtà, perché con uno scontro diretto si va a 5, non sono secondo me due corazzate, nessuna nell'una nell'altra, quindi potrebbero lasciare punti su diversi campi, soprattutto sai, quando sei davanti è sempre, uno spera che il traguardo arrivi sempre prima, però in realtà è ancora molto lontano, e in un'epoca di pandemia basterebbe anche soltanto una positività all'interno del gruppo. Esatto, per ribaltare un po' i valori della squadra, quindi secondo me i tifosi del Bari hanno ancora tutti i motivi per sperare in una promozione diretta, che poi potrà arrivare eventualmente anche dai playoff ovviamente. E invece nelle parti basse della classifica, della stessa classifica, quella del girone C, come la vedi la situazione? Chi la spunterà alla fine secondo te?
Beh, sicuramente la Cavese non è messa bene in questo momento, però sta facendo degli movimenti importanti sul mercato. Io credo che è difficile fare un nome anche in quel caso, perché vedo che tutte si stanno muovendo. Se dovessi proprio dire adesso quella che mi sembra l'indiziata maggiore per la retrocessione, mi viene da pensare il Bisceglie. Però sinceramente sono tutte valutazioni che fatte adesso sono un po' da bar, quindi ti dico, c'è una settimana di mercato, secondo me sarà una settimana molto più intensa rispetto a quello che dicono gli addetti ai lavori, perché quando chiami un direttore sportivo la frase è sempre ma dai, che vuoi che facciamo, siamo tutti fermi, non ci sono soldi, sì, il mercato invece si fa anche con il colpo in tasca. Si fa con la fantasia e gli ultimi giorni di mercato sono determinanti in questo senso per pulire delle situazioni e per rinforzare le squadre, quindi al momento è molto difficile pronunciarsi in questo senso, fermo restando che sicuramente la Cavese non ha fatto bene nella prima parte di stagione, però insomma adesso ci sono anche 7 giorni per rifarti il trucco. Grazie Claudio per essere stato con noi, per averci fugato qualche dubbio su il calciomercato. Ti ringraziamo tanto e ti auguriamo buon lavoro. Ti voglio dire un'ultima cosa per chiarire una situazione che penso interessi anche a chi segue da casa, perché ha tenuto banco negli ultimi giorni la situazione del Papu Gomez a livello chiaramente più alto rispetto alla Serie C, Girone C, ma che ha riflessi sul Girone C, perché la cessione del Papu Gomez porta dei soldi nelle casse del certo. Catania. Chiariamo quei 750.000 euro circa che dovrebbero entrare nelle casse del Catania, non saranno spendibili in questa sessione di mercato. Quindi è inutile aspettarsi dal Catania un colpo sensazionale in questa sessione, grazie ai soldi del Papu Gomez. Se arriverà, arriverà o perché qualcun altro avrà aperto il portafoglio o perché magari con la cessione di Pecorino qualche cosa entrerà. Grazie Claudio, grazie tante per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi e saluti a tutti. Grazie. Fabrizio, dopo questa sorpresa a telelinea. Bene, bene, grazie ad Anna Saponaro, grazie a Claudio Giambene, la fantastica squadra di Gianluca Di Marzio, re del calcio mercato e di Sky, che è impegnatissima in queste ore proprio sul calcio mercato. Allora, stiamo purtroppo colpevolmente con un po' di ritardo, stiamo provando a metterci in contatto col direttore sportivo della Team Altamura, Massimo Martelli, mi scuso già con lui per il ritardo, non so se Dario è riuscito a reperirlo. Sì, c'è. Direttore, buonasera. Sì, buonasera a voi, figurati, non ci sono problemi. Grazie per la pazienza, direttore, innanzitutto. Allora, non si preoccupi. Allora, con noi c'è la dottoressa Carmen De Gironimo, che è mental coach, in collegamento con noi ci sono i colleghi anche il collega Francesco Friuli e l'ex direttore generale del Lavello, Angelo Angelino. Allora, direttore, che settimana è stata? Adesso mettiamo un attimo da parte la delusione per la gara con l'Altamura e poi con l'Andria. Che settimana è stata in chiave mercato per la Team Altamura? Tra l'accordo non per vostra volontà saltato con Santoro e poi l'arrivo di Spano, che io ho detto è stata comunque una mossa geniale, perché si tratta di un giocatore che già in passato ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il gol, e ritengo che vista invece l'ultima stagione adesso possa avere voglia anche di rimettersi nuovamente in mostra. Ecco, che settimana ha vissuto? Sì, naturalmente ci dovevamo preparare su più fronti con la società, perché nel caso in cui poi Santoro magari avrebbe fatto delle scelte come sono state diverse, noi dovevamo essere pronti ad accontentare il mister diversamente, e così è stato. Naturalmente poi per quanto riguarda Santoro c'era un accordo, poi anche con Monopoli visti buoni rapporti con i presidenti, e poi come tutte le cose a seconda delle situazioni tra virgolette particolari si decide diversamente, vabbè, ma il calcio è così, è tutto da regolare, diciamo. Perché direttore, voi avevate l'accordo, c'era la volontà del Monopoli di mandarlo ad Altamura, nel momento in cui il Monopoli l'ha dovuto svincolare, a quel punto non ha avuto più alcun potere chiaramente sul giocatore, che ha deciso di andare a Casarano, l'ho riassunta bene? Sì, questa diciamo è la sintesi, però alla fine, ripeto,
si possono fare anche preaccordi, ci sono varie cose che si possono fare, quindi se c'è una rescissione poi magari firmo per il Casarano o per l'altra squadra, però diciamo c'è sempre l'accordo tra le varie parti, non è solo sulla singola. Voi siete stati tra i più attivi sul mercato, farete ancora qualcosa? Per il momento credo che rimarremo così, anche perché siamo completi in quasi tutte le parti. Poi il mercato è aperto fino al 29 febbraio, vedremo cosa succederà, anche perché è un campionato stranissimo e dobbiamo adattarci. Ecco, una valutazione su questo campionato stranissimo, direttore, perché sicuramente anche mister Monticciolo ha detto noi puntiamo ad arrivare il più in alto possibile. Però di fatto oggi si fa fatica anche a guardare la classifica, vero? Dal momento fa fatica che... a giocare, più che altro. A giocare, ma anche a guardare la classifica. Io non ci capisco niente ogni volta che sono squadre con meno 4 partite, squadre con più 3, quindi... Stelline dappertutto. Stelline ed asterischi dappertutto. Sembra un puzzle. Niente, dobbiamo, secondo me questo campionato si giocherà partita per partita e poi a un certo punto si tirerà la legna per capire bene o male... come sono messi tutti. Oggi previsioni non se ne possono fare perché davvero può succedere di tutto. Ripeto, molte volte magari qualcuno per il Covid si negativizza dopo 50 giorni, certi dopo 30, quindi può succedere di tutto in qualsiasi momento. Siamo sotto le mani del Signore a questo punto e quindi speriamo che non capita a nessuno e auguro a chiunque abbia preso questo maledetto male di guarire al più presto. Un'ultimissima cosa, 30 secondi e la liberiamo, sì. Quanto può pesare sul campionato il mercato DD aperto fino al 28 febbraio? Beh, parecchio, perché anche le squadre che magari si accorgono di aver fatto qualche errore possono rimediare, naturalmente l'apertura fino alla fine di febbraio, quindi là dove ci sono ancora credo 6-7 partite, può contare molto anche perché ognuno si può rinforzare e in questo girone H anche quelle che oggi magari vediamo ultime come la Puteolana o il Fasan si possono rinforzare in qualsiasi momento, essendo già comunque delle buone squadre. Grazie direttore, buon lavoro, in bocca al lupo. Buon lavoro a voi, buona serata. Bocca al lupo, buona serata. Allora Francesco, ti lascio adesso sia il direttore Angelino, una domanda per il direttore Angelino, una domanda per Carmen De Gironimo. Io faccio un breve riassunto. Dunque Salvatore Monteleone, Virtus Francavilla ufficialmente del Brindisi, così come il giovane Sibilla e del Brindisi, lasciano Brindisi invece Francese e Balzano in una situazione societaria a Brindisi come al solito caotica, perché c'è questa lite tra i due gruppi, quello campano e quello brindisino, che non tende a scemare. Però approfondiremo poi nei nostri tre giornali, perché sono in programma degli appuntamenti molto molto importanti nelle prossime ore. Abbiamo già detto del Nardò al quale che aveva sondato Calemme, ma il Nardò è alla ricerca soprattutto di una prima punta, soprattutto se dovesse partire Granado. Calemme che ha ricevuto anche un'offerta proprio dal Brindisi. Abbiamo detto di Picerno e Casarano che erano interessati a Guastamacchia del Taranto, che però non si muove da Taranto. Abbiamo detto di Rodriguez, appetito da diverse squadre, Rodriguez del Casarano, che però non si muove, anzi uso sempre il condizionale, non si dovrebbe, perché nel calcio mercato non si ha mai muovere. Il Gravina nelle ultime ore ha fatto Andrea Nocerino, ex Brindisi e Taranto. Potrebbe tornare sul mercato Danilo Alessandro del Seregno, ex Virtus Francavilla. Ah, ecco, questa c'è un contatto ancora una volta tra il Brindisi ma anche il Potenza con Massimo Go, si scrive G-O-H, ex attaccante della Virtus Verona. E ancora, vabbè, la team Altamura avete sentito, ha fatto Simone Spano, attaccante dalla Cinzia al Balonga, e l'Andria, l'ultimo colpo è stato quello di Pelliccia, ex Taranto, fedelissimo di mister Panarelli. Però occhio, perché domani sera sono previsti due grossi colpi in Serie D. Francesco, a te. Sì, io le volevo chiedere una cosa al direttore, perché qualcosina sta cambiando per quanto riguarda la situazione Eccellenza. C'è una pressione a livello
nazionale per far ripartire il campionato di eccellenza. Si era aperta una strada per quanto riguarda anche il blocco inizialmente delle retrocessioni in Serie D, tant'è che alcune squadre proprio in Serie D sembravano non voler far tanto mercato, pensando quest'anno risparmio qualcosina e poi me la tengo per il prossimo, sperando che il prossimo campionato sia normale con la presenza del pubblico sugli spalti. Invece proprio dalla Lega Nazionale Dilettanti sta arrivando forte la pressione, al di là delle lettere che sono arrivate a Tisci dei capitani di eccellenza di promozione in Puglia, al di là di quelle che sono le voglie di alcune società, soprattutto le più blasonate, di voler riprendere il campionato, ma di giocare questa Premier League pugliese. Ecco, e che cosa può cambiare negli scenari tra le formazioni, nelle ultime posizioni che lottano per la salvezza in Serie D, e poi naturalmente se pensa che l'eccellenza possa realmente ripartire, in che modo? Allora, dalle ultime indiscrezioni pare che si stia facendo di tutto per farlo ripartire. Il problema è questo, che molte società, specie quelle non più blasonate, non vogliono il cambiamento del format, e io sono anche d'accordo, perché magari si sta pensando di fare solo il girone di andata e non fare il ritorno. Questo andrebbe a penalizzare quelle società meno blasonate, o quantomeno quelle società non corazzate. Dall'altra parte ci sono delle società più importanti che si sono attrezzate all'inizio campionato, vedi Barletta, vedi Martina. Già questo fatto della divisione dei due gironi ci ha comportato a livello regionale le società. Io la vedo in questo modo, per me è utopistico ed è assurdo che la Serie D continui e l'eccellenza, anche perché, se mi consentite, secondo me differenze non ce ne sono, anzi l'eccellenza è lo regionale, quindi si evitano hotel, si evitano assembramenti tipo, sono viaggi più corti, quindi non si parte molte volte il venerdì, non sono interregionali, per cui non vedo il motivo perché non dovrebbe partire. C'è un discorso economico, perché se è vero che si deve tutto allineare come la Serie D, c'è un discorso economico per quanto concerne il fare i tamponi, significa farne due a settimana. Per quanto oggi ho saputo notizia, penso che sicuramente lo sapete pure voi, pare che il presidente Vito Tisci abbia fatto una convenzione con delle aziende per quanto riguarda il discorso economico da far fare i tamponi. Però comunque sono delle spese che molte società piccole, non avendo sponsor, non avendo pubblico, vanno ad incidere, e secondo me molto. Allora, ci sono, ripeto, delle società che cercano in tutti i modi di ripartire, dovrebbero accontentare anche le piccole, perché una società che in questo momento è terzultima o quartultima e vedersi cambiare il format e arrivare a fare solo il girone di andata significa darla già per spacciata, e secondo me non è giusto. Come non è giusto non far partire l'eccellenza, che per me è uguale alla Serie D, anzi, ripeto, benissimo. Lunghe. Carmen, se vuole aggiungere qualcosa, un minuto? Ma semplicemente non entro in argomenti politici, però non dimentichiamoci, questa cosa ci tengo a dirla, che il dilettantismo in genere è importante in tutti i settori. Nello sport è importante perché per molti è un lavoro, ma per tanti altri è anche una motivazione per non fare, magari non stare in delle problematiche, magari sai, anche gente, che ragazzi che stanno in mezzo a una strada, insomma, che passano i loro pomeriggi a fare cose poche carine. Grazie al dilettantismo abbiamo salvato tante persone, quindi non teniamo da parte questo sport e questo dilettantismo che aiuta gli animi, perché come dico sempre io, non esiste l'atleta se non esiste l'uomo, quindi facciamo in modo che esista prima l'uomo. Carmen, grazie per la tua partecipazione, avremo grazie modo di ritrovarci ancora in questi giorni. Emotional Mental Coach, Carmen De Gironimo, grazie tra mille, l'altro trovate su varie testate giornalistiche, sta curando una serie di rubriche molto molto interessanti. Testa, grazie al direttore Teste di calcio su calcio allenamento club. Emozionali. No? Ok, sì. Perfetto. Grazie al direttore generale Angelo. Grazie a te, Fabrizio. Ti trovo sempre più top. Secondo me
fra un po' tra te e qualcuno su a Milano non ci sarà più differenza. Veramente grazie Troppo dell'invito e buono, grazie. complimenti per la trasmissione. Grazie, io devo dare la linea a Francesco Friuli a Taranto perché adesso continua 100 Sport Magazine ancora con tante novità. Francesco, con la collaborazione tecnica qui dalla redazione di Brindisi di Dario Spagnolo, a te la linea. Rieccoci insieme, gentili amici, seconda parte, un po' più corta rispetto al solito di 100 Sport Magazine. Partiamo con il volley, ricordandovi che tra poco potrete rivedere al termine di 100 Sport Magazine la differita di Mondovì Taranto, conclusa con il punteggio di 3-0. Questi parziali 25-19, 25-21, 25-22. La prossima settimana la Prisma osserverà un turno di riposo. Prisma comunque seconda in classifica a piene partite con 31 punti, meno 10 rispetto a Bergamo. Bergamo che ha giocato 14 partite contro le 15 della formazione ionica. Grazie all'aiuto dell'ufficio stampa curato da Cristian Cesario possiamo andare ad ascoltare il tecnico della formazione rossoblu Vincenzo Dipinto, e così ha analizzato la partita e non solo. 2 giorni di riposo per la Prisma Volley Taranto dopo il KO di Mondovì. Infatti, la formazione rossoblu incomincerà a lavorare dalla giornata di mercoledì. Una settimana di stop prevede il calendario, soprattutto per poter recuperare gli infortunati, ma anche dal punto di vista mentale per allentare una tensione che si è accumulata con i tanti recuperi nelle scorse settimane. Questo è il pensiero del coach Vincenzo Dipinto. Dovevamo affrontarla con molta più cattiveria la partita, con un atteggiamento, perché la partita non era facile, loro venivano da 2 vittorie, cioè dopo di noi ci sono sempre più, già con noi hanno fatto una buona partita e noi li abbiamo vinti proprio perché siamo stati forti nei momenti importanti, eccetera, eccetera. E dopodiché loro venivano da 2 vittorie che sicuramente li hanno gasati. Poi in casa loro chiaramente hanno fatto la partita, una buonissima partita, hanno fatto e ci sono stati superiori in attacco. Questa è stata la differenza tra noi e loro. In attacco, ma in generale avevano sempre qualcosina in più rispetto a noi. Quindi questa è la cosa che è venuto fuori dalla partita. Loro hanno sbagliato pochissimo, però noi le battute in salto non hanno fatto nessun effetto. Abbiamo battuto malissimo in salto, sbagliando anche, non abbiamo sbagliato tantissimo come battute, ma le battute in salto non sono andate bene. Quindi non abbiamo battuto, quindi non abbiamo creato grande, abbiamo fatto più qualcosa con la flotte che non con le battute in salto, che sono, quindi questa è la prima cosa. Quindi non abbiamo creato la necessaria aggressività. Loro hanno giocato sempre bene a sbagliare, serviva prendere qualche pallone in più e avere un cambio palla che ti permettesse di sentirti forte in partita. Il cambio palla non è andato bene, la fase di ricezione è andata male. In più, in contrattacco non siamo andati benissimo, quindi l'attacco abbiamo giocato a singhiozzo in attacco, in difesa non abbiamo raccolto molto, anzi, che normalmente è il termometro dell'agonismo, è quello lì, e quindi alla fine abbiamo perso meritatamente. Già che venivamo da 5 vittorie, da 5 partite in 15 giorni, è un buonissimo ciclo. Adesso che avevamo una settimana libera, una settimana per preparare la partita, tutto ok. Invece noi abbiamo avuto un crollo totale, perché certi giocatori hanno avuto tutti grandi problemi questa settimana. E quindi infatti Fiore non l'abbiamo portato, Goi già stava fuori, ma abbiamo avuto sia con Coscione sia con Alletti, abbiamo avuto questi problemi qui. Quindi alla fine dopo dovevamo affrontare questa trasferta, ma questo non deve essere un alibi, perché proprio perché sapevamo che c'erano difficoltà, deve venire fuori il carattere della squadra, dei giovani che devono venire fuori e giocare da incoscienti, da quale la giovane età. Diciamo che questo non c'è stato, diciamo, o c'è stato a singhiozzo.
quindi queste, per due volte abbiamo recuperato nel secondo e nel terzo set, ma mentre in casa recuperavamo e poi nei momenti finali vincevamo, lì è successo il contrario, che noi recuperavamo ma loro si sentivano più forti nei momenti importanti, proprio perché il nostro cambio palla non andava liscio come l'olio. Diciamo, serve un apporto, sicuramente non è stata la miglior giornata del nostro posto, quindi questo è perché i nostri giocatori diciamo, di forza di attacco devono essere i gironi e soprattutto l'opposto, che in questi momenti ci devono tirar fuori dalle difficoltà dell'attacco. Non era la giornata dei centrali, non abbiamo potuto fare un po' per merito loro, un po' per demerito nostro, però perché servivano anche le varianti al gioco che noi abbiamo fatto normalmente. Queste cose, devo dire la verità, noi le abbiamo fatte bene, noi le abbiamo fatte bene, quindi assolutamente. Quindi non c'è stata... Diciamo proprio perché l'attacco che normalmente tira fuori, battute attacco, normalmente risolvono tanti problemi in queste cose qui. E purtroppo in quello noi siamo stati inferiori a loro. Noi abbiamo da recuperare un bel po' di persone. Quindi non diciamo nei fatti sono un bel po' di persone. Diciamo che dobbiamo recuperare fisicamente e vedere un po'. E poi abbiamo la partita chiaramente con la squadra più forte, che non c'è dubbio che Bergamo è la squadra più forte. Amaro il tecnico ionico, andiamo a rivedere i risultati. Mondovì, Taranto 3-0, Siena, Ortona 3-0, Bergamo, Santa Croce 3-0, Castellanagrotte batte Brescia 3-0, Cantù batte Lagonegro 3-1 e Reggio Emilia batte Cuneo 3-1. Settimana prossima, come detto, turno di riposo. Passiamo rapidamente al basket con Taranto, che negli ultimi 15 secondi è riuscita a battere per 73-73 a 71-71 in trasferta Monopoli, è in testa al proprio raggruppamento e allunga anche su Bisceglie, che perde per 77-77 a 61-61 in quella di Nardò, una delle formazioni che ci aspettiamo che escano molto forte nel girone di ritorno di questa prima parte. Poi Catanzaro 73, Reggio Calabria 69, Molfetta 86, 90 invece per Ruvo, per una classifica che vede il CUS avanti con 16 punti su 16 a disposizione, 12 per Bisceglie e Ruvo, 10 per Nardò, 6 Molfetta, 4 Reggio e Catanzaro, 0 punti per una Monopoli assolutamente in crescita. Sentiamo adesso Carone e anche un cestista del CUS Ionico per poter analizzare ciò che è successo in campo proprio nell'ultima partita di campionato. Nicola Longobardi, partiamo da lui. Allora, partita, intanto vi aspettavate Monopoli così in partita fino all'ultimo? Assolutamente sì, cioè, sapevamo che venire a vincere qui non era assolutamente facile. Loro sono stati sempre in partita, nonostante noi abbiamo incominciato bene, però poi dopo loro sono stati bravi a rimontare e piano piano comunque poi è difficile rimanere in partita con la concentrazione giusta. Questo significa che in questo campionato non bisogna, diciamo, rilassarci e dovremmo rimanere sempre sul pezzo. Infatti secondo me questa partita è molto importante per noi, perché comunque, diciamo, aspetta, questa partita è molto importante per noi, per ora bisogna lavorare, già testa la prossima contro Nardò. Contro Nardò l'obiettivo vostro a lungo termine naturalmente è quello di vincerlo questo campionato. Vincere il campionato è una parola un po' troppo grossa, però ci proviamo, abbiamo le carte per poterci a giocare con tutti quanti e poi si vedrà. Parlavamo anche con Longobardi, partita decisa in extremis, si attendeva tutte queste difficoltà nel match di oggi? Ma sicuramente sì, siamo stati in settimana chiave con i ragazzi, tutta la settimana abbiamo detto che loro sono in netta crescita, che
stanno migliorando partita dopo partita, che sono una squadra che ci crede sempre su ogni pallone, su ogni attacco, su ogni difesa, quindi sì, ci aspettavamo una partita così e eravamo preparati. A un certo punto avete avuto anche un buon vantaggio, cosa si è spento in quel momento o è stata brava Monopoli a recuperare? Ma come tutte le cose è una combinazione delle due situazioni, sicuramente Monopoli, ripeto, continua a crederci possesso dopo possesso, anche quando va sotto continua a crederci, noi non so se è una questione psicologica, abbiamo mollato un attimo, comunque abbiamo rallentato la circolazione di palla, i movimenti lontano dalla palla, non siamo riusciti a servire bene i lunghi, anche complice la buona difesa fisica di Monopoli e anche gli arbitri che hanno concesso determinate situazioni difensive, ben ci sta anche perché è stata brava Monopoli a sfruttare. Sabato prossimo alle 19 in casa il CUS affronta Nardò. Un ringraziamento particolare per queste interviste al collega Domenico Di Carlo. Ascoltiamo anche la sponda Monopoli. Sì, sì, qui così facciamo. Ecco qua. Coccio, buonasera. Allora, dicevamo, mai come oggi vi siete avvicinati alla vittoria? Sì. È stata una partita che potevamo vincere. Abbiamo giocata con degli errori, ma direi mentalmente bene, in maniera giusta. Dobbiamo mettere a posto gli errori ancora che facciamo, sono tanti, non sono pochi, però credo che sia un buon viatico la partita di oggi. Poi sai, ogni domenica è una nuova carta che peli. Se andiamo avanti su questa strada, credo che fra un po' la vittoria arriverà. Però io oggi ho visto anche oggi una squadra che se vinceva non rubava niente e quindi accetto il risultato, insomma. Peccato perché contro una squadra che ha vinto tutte le partite sino a questo momento, tu sei arrivato tra l'altro da un paio di giorni, peccato perché ve la siete giocati punto a punto, decisivo il finale, anche un po' la lotteria dei tiri liberi. Sì, dispiace perché appunto loro sono una squadra costruita per appunto altri obiettivi, però quando arrivi lì ce la siamo giocata ad armi pari. Dispiace perché appunto determinati episodi la pallacanestro è questa. Dispiace un sacco perché ci credevamo, ci abbiamo messo l'intensità giusta, abbiamo commesso degli errori, magari alcune scelte, però ci abbiamo messo l'intensità, la voglia, questo è l'importante. Sperando alla prossima di riuscire a portare a casa qualche punticino. Impatto con Monopoli e con la squadra? Sono arrivato neanche 48 ore fa e ho visto solo il palazzetto, non ho ancora potuto apprezzare la città, però me ne hanno parlato tutti molto bene e non vedo l'ora di appunto integrarmi al meglio con la squadra e con la città. E grazie ad Alessandro Labriola in regia, linea adesso alla rete per poter seguire la differita di Mondovì contro Prisma Volley Taranto. Vi ricordo che l'informazione sportiva continuerà in questi giorni con i vari approfondimenti per il calcio mercato. Restate con noi quindi e con lo sport. Grazie, arrivederci.